Oi! No, perché mi hai lasciato da sola? Come fare networking quando non appena ti trovi circondato da più di una persona? La prima cosa che vorresti fare è correre dietro l'angolo più buio della stanza e possibilmente scomparire? Credimi oppure no, questa è una sfida che mi trovo a dover affrontare piuttosto spesso. Quindi se anche tu fai ufficialmente parte del club degli introversi, benvenuto e resta qui con me oggi. Ci sono tre armi segrete che puoi utilizzare per partecipare ad un evento di networking senza arrivare alla fine sentendoti emotivamente, mentalmente e fisicamente distrutto. Strategia numero 1. Trova qualcuno che venga con te a questo evento anche se non direttamente interessato all'evento stesso. Mi spiego meglio. Puoi anche chiedere ad un amico di accompagnarti per supporto morale, purché questo amico sia un amico particolarmente estroverso, un amico che ti aiuti a rompere il ghiaccio e a cominciare una conversazione. Oppure, ancora meglio, questo amico potrebbe essere molto interessato all'evento, potrebbe addirittura trovarsi già all'evento stesso e nel qual caso accodati a lui, proprio perché sarà lui a dominare lo show, mentre tu piano piano ti inserisci come se fossi la sua ombra. È molto più semplice in questo modo cominciare una conversazione di gruppo e poi piano piano ridurre la conversazione ad una conversazione one-on-one, che sicuramente ti fa sentire molto più a tuo agio se sei un introverso come me. Ovviamente non utilizzare questa strategia per tutto l'evento, non affidarti al tuo amico come fosse una stampella, né come se fossi uno stalker inquietante. L'idea è quella di imparare dal tuo amico, capire quello che fa, come si apre, come rompe il ghiaccio, come comincia una conversazione e piano piano sentirti sempre più a tuo agio nel corso dell'evento. Numero 2. Non sentirti in obbligo di interagire con ogni singola persona all'interno della stanza. Assolutamente non servirebbe a nulla, sarebbe solo controproducente. Molto meglio una o due interazioni di qualità piuttosto che decine e decine e decine di interazioni superficiali. Una cosa che può aiutarti molto in questo caso è quello di chiederti perché sono qui a questo evento. Spesso l'ansia da interazione sociale ci fa completamente annebbiare la mente e ci dimentichiamo addirittura perché diavolo siamo lì, e la nostra ossessione diventa quella di non sembrare le persone più imbarazzate e più impacciate nella stanza. Ma c'è un motivo preciso per cui hai deciso di partecipare a questo evento. Qual è? Ricordatelo. E nel momento in cui ti ricordi perché effettivamente hai scelto di essere qui oggi, hai sicuramente una forma di selezione quasi naturale del tipo di persone con cui vuoi interagire. Ricordati però che nessuna di queste persone ti legge nella mente. Devi esporre qual è il tuo problema e qual è la ragione per cui sei andato a questo evento. Ad esempio, potresti chiedere ad una persona che si trova all'evento se conosce un programmatore che può darti una mano con il tuo sito web, perché stai lanciando il tuo nuovo sito web ed è probabile che quella persona conosca proprio chi fa al caso tuo. Terza e ultima arma segreta per il video di oggi, preparati a qualche frase con cui puoi rompere il ghiaccio se il tuo amico estroverso è andato in bagno per un momento e ti trovi faccia a faccia con uno sconosciuto. Queste opening lines, questi modi di rompere il ghiaccio, possono essere qualcosa di estremamente semplice, come ad esempio qual è la cosa più interessante a cui stai lavorando in questi giorni, oppure qual è il tuo superpotere, questa è una delle mie preferite, oppure la più semplice e banale del mondo, dove hai sentito parlare di questo evento e perché sei qui. E quando nessuna di queste frasi sembra venirti in mente in quel momento, usa la più semplice e onesta del mondo. Sono qui da solo, non conosco nessuno e mi sembra una persona piuttosto interessante con cui parlare. Possiamo fare due chiacchiere? Nessuno ha mai risposto di no. Ok, e come sempre la parte più bella del nostro video comincia qui, nello spazio sotto i commenti. Se di solito sei particolarmente timido e non ti piace commentare sotto i Ceci Weekly, oggi, ora, qui, adesso è il momento ideale per spezzare l'incantesimo. Condividi qui sotto, se sei un introverso, quello che fai di solito per superare la paura di interagire con degli sconosciuti ad un evento e come fai a superare quella voglia inarrestabile di scappare a gambe levate e di non girarti più indietro. Se invece sei un estroverso, quello che ti invito a fare è condividere con noi poveri PPT, persone particolarmente timide, quello che possiamo fare quando ci troviamo in una situazione sociale dove dobbiamo utilizzare tutte le nostre carte che purtroppo non abbiamo nel nostro DNA. Qualunque sia la categoria di persone a cui appartieni,
Ricorda di condividere il tuo pensiero qui sotto perché, come sempre, non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.